La business unit dedicata all'allestimento cabina fonda le sue radici nel lontano 1986. Dalla necessità di AMA S.p.A. di disporre di una propria azienda che potesse produrre cablaggi per il mondo aftermarket. In quegli anni, infatti, vi era una grande richiesta per la messa a norma su strada di tutto il parco mezzi agricoli circolanti. Nasce così IMEL, Impianti Elettrici. Si crea fin da subito una propria identità, proponendosi contestualmente come fornitore plug and play di cablaggi comprensivi di componentistica per il mondo agricolo e movimento terra industriale. Agli inizi degli anni 90, IMEL assorbe l'azienda modenese GM ed amplia così la propria presenza all'interno dei grandi OEM. La crescita della business unit cabina continua con l'apertura nel 1997 dello stabilimento IMEL di Piacenza, destinato a dare maggiore impulso alla produzione dei cablaggi. L'impianto è cresciuto negli anni e oggi occupa oltre 3.000 metri quadrati. Nel 2004 viene acquisita l'azienda Pertex, fornitore strategico per la produzione di colonne sterzo. Gli investimenti sulla produzione di piantoni sterzo partono subito nel 2008. Pertex si sviluppa velocemente espandendosi dai 1200 metri quadrati agli attuali 4500 metri quadrati, arrivando oggi ad essere il fornitore di riferimento per i maggiori gruppi internazionali nel mondo agricolo, movimento terra e logistico. Continuando con l'obiettivo di fornire alla propria clientela un pacchetto completo che consenta di ricoprire tutte le esigenze per l'allestimento della cabina, nasce nel 2008 AMA Instruments. AMA Instruments, divisione del gruppo AMA dedicata allo sviluppo di soluzioni tecnologiche in ambito elettronico, è focalizzata sulla produzione di HMI, quali strumentazione analogica digitale, display touchscreen, tastiere e comandi CAN bus e centraline di controllo. Propone non solo soluzioni a scaffale, ma anche altamente customizzate, ritagliate sulle esigenze specifiche del cliente. La crescita della business unit cabina non si è mai fermata. Parte la produzione di cablaggi nello stabilimento in Bosnia Erzegovina, per essere sempre in grado di offrire prodotti di altissima qualità al giusto prezzo di mercato. Oggi la BU si sviluppa su 5 plant, di cui 4 in Italia e 1 in Bosnia. Mettendo a disposizione soluzioni che vanno dalla colonna sterzo completa di tutti i componenti on board a tutta la strumentazione di comando e controllo, connessa attraverso le più innovative tecniche di cablaggio.